banda di... gli assassini. Pobre. Siamo al solito ritiro con la squadra in Toscana. Mangiare è buono, i giovani fa vedere la pancia. Si è asciugato. Sì, molto. No, perché era bagnato ieri sera. Vedrete mangiando lasagne tutti i giorni, ciononostante. Ah, okay. Chiamiamo Davide Bellasio. Buono. Ecco Davide Bellasio. Ah, ciao. Allora, raccontaci un po' questa prima esperienza di questo ritiro. È bello. Mi diverto, sono andato a scuola. Bello il portale. Ma è vero che andate in bici tutti i giorni? A quanto pare sì. E raccontaci un po' le tue aspettative. Piacerebbe vincere la gara, però stiamo competendo. Cosa ti aspetti ora, oltre questa gara? Tante belle cose. Tipo? Vuoi salutare qualcuno? Saluto la mia famiglia e i miei amici a casa. Ottavio Borsato. Argoglia! Figlio di un barbiere, si vede dalla capigliatura. Dici, raccontaci un po' com'è andata questo ritiro. Adesso bene, a parte un po' di dolori alle articolazioni, muscolari, però adesso sta passando tutto. Tutto bene, no? Sì, adesso sì. Cosa ti aspetti da questa stagione, questa nuova categoria, visto che sei un debuttante? Speriamo di farmi conoscere, di fare sempre al meglio le corse, di comportarmi bene con la squadra e anche gli avversari. Quindi sei contento, carico? Sì, sì, sì. Puoi salutare qualcuno, vuol dire? Saluto i miei parenti, chi mi vuole bene. Qualche ragazza? No, no, lasciamo stare. Il barbiere di Varese? No, diciamo di Castiglione. Ecco. Alessandro Ferranotti. Tira di un po' sempre. No, è il nostro palestrato della squadra. Vedete le grandi braccia. E... bene. Tu sei anche tu primo anno, raccontaci com'è andata questa esperienza. Tutto bene. Ha fatto un po' legamenti, non va tanto bene. Con le ginocchia. Il gruppo sembra buono, tutto bene. E le aspettative 2010? Aiutare la squadra e obiettivi personali, non tanto, però un po'. Qualcosa dici? Cosa dico? Cosa ti piacerebbe vincere? Una gara. Quale? Sarà una gara che... quella vicino a casa, Ivrea. Internazionale, mica male. Le idee chiare? Ah sì. Sappiamo che tu sei un playboy nella tua zona. Sì. Sono tutti disperati questa settimana. Poi, se vuoi salutarli, di qualcosa. Sì. saluto. Se possono aspettare ancora quanti giorni? 3 giorni arrivo. Metto tutto a posto io. Saluto pure. Saluto a tutti, quelli che mi vogliono bene, mia mamma, mio padre, mia sorella.